Siamo nel Lazio, a Caprarola, un piccolo centro di 5.000 abitanti arroccato su uno sperone tufaceo, una volta paese di pastori di capre. E davanti a noi lo spettacolare Palazzo Farnese, costruito per volere del cardinale Alessandro Farnese, celebratissimo in tutte le epoche. Fu realizzato nel 1559 da Jacopo Barozzi da Vignola ed è considerato un capolavoro da non perdere. Originariamente inteso come una fortezza, con il suo fossato, i bastioni angolari e la pianta pentagonale, fu invece, grazie all'opera del Vignola, trasformata in un palazzo-villa. A lui si devono anche il sistema di scale e il piazzale di raccordo con il paese e il lungo rettilineo che funge da asse prospettico e cerimoniale, ottenuto tramite una radicale ristrutturazione del borgo. Il Vignola si esprime al suo meglio nella scala regia o scala lumaca, solitamente stretta e buia e usata per il transito delle servitù, qui invece viene progettata per collegare gli interrati, da dove arrivavano le carrozze, e i piani superiori, in particolare gli appartamenti del cardinale Alessandro Farnese. Si racconta ancora oggi che l'alzata di ogni gradino fosse voluta così bassa da permettere al cardinale di salire a cavallo fino alla sua stanza. Partendo dal basso, sembra che Alessandro volesse raccontare la storia della sua famiglia, dalle armi dell'unicorno al giglio e quindi ai sigilli, come lo stemma di Papa Paolo III Farnese, suo nonno. I primi piani, quello dei prelati, erano destinati agli ospiti illustri. Al piano nobile, destinato al cardinale, si trovano gli appartamenti estivi e invernali, costituiti da saloni di rappresentanza affacciati verso il paese e da stanze private rivolte in direzione dei giardini del parco. Nei due livelli superiori, arretrati rispetto ai precedenti, in camere disposte ai lati di corridoi, trovano alloggio i gentiluomini della corte e i loro servitori. Le cucine e gli ambienti di servizio sono stati ricavati invece a livello del fossato, direttamente nel banco di tufo del basamento. Tante le sale da visitare, tutte affrescate con dei soffitti spettacolari, ma forse quella più interessante e suggestiva è la sala del mappamondo o delle carte geografiche. Si possono ammirare delle cartine incredibilmente dettagliate, oltre ai ritratti dei grandi esploratori, come un soffitto dello zodiaco, un brulicare di animali tra mito e fantasia che riprendono l'astrologia antica. Da non perdere anche i giardini con bellissime sculture, fontane e giochi d'acqua. Pare che il cardinale fosse un gran burlone, difatti dal pavimento schizzano dei giochi d'acqua all'improvviso. Il Palazzo Farnese, forse fuori mano, ma decisamente una visita obbligatoria.